Buongiorno, oggi mi trovo in una grotta nel territorio ostile della Sardegna. Questa caverna profonda e pericolosa è animata da animali selvaggi molto pericolosi. Siamo appena stati attaccati da una colonia di pipistrelli, dei noti animali pericolosissimi che per difendere i propri cuccioli potrebbero anche uccidere un uomo. Bisogna muoversi con tanta attenzione perché la grotta è un ambiente veramente pericoloso. Bisogna contrapporre i piedi perché poi è molto rischioso scivolare. Come vedete, gli ambienti sono molto grandi. Non si conosce la natura di queste grotte. Potrebbero anche essere delle cave su minerali perché vedono in soffitto delle sfere luminose che potrebbero essere non lo so, delle pepite d'oro. Ti lascio con questo video e continuo la mia scavazione. Pericolosissima, è molto facile disorientarsi in questo ambiente perché non abbiamo punti di riferimento. Dove sono adesso? Mi sono persa, mi hanno detto di andare a est. Ho perso la bussola. Oddio, affamata, cosa potrei mangiare? Sto pensando, potrei scegliere tra gli escrementi dei pipistrelli o qualche larva che trovo sottoterra. Vado alla ricerca. Dopo ore e ore di faticosa camminata, sono allo stremo delle forze. Ho molta sete, ma per fortuna una cosa che non manca nelle grotte è l'acqua. È un po' fangosa, ma basta stare attenti a non smuoverla ed è sicuramente schifo. Da bere. Un sapore un po' argilloso, ma per dissetarti va benissimo. Madonna, c'è il bagno? Oddio, c'è il bagno! Mamma! Che schifo, ragazzi! Chiudi la cinepresa! Chiudi, che schifo! Mi faccio notare qui appeso uno strano animale. La sua origine è preistorica. Lo chiamano pipistrello. Alcuni dicono che sia un parente del topo, altri del dinosauro. È un animale, non guardatelo così, ma è molto feroce. Bisogna stare attenti a non disturbarlo. Potrebbe però essere anche buono da mangiare, adesso che sono affamata. Potrebbe essere un'idea. Pipistrellino mio. Ragazzi, ho appena fatto una scoperta sconvolgente. Dimostrazione che le grotte venivano utilizzate anche come dormitori e antiche abitazioni dell'uomo primitivo. Vi mostro delle scritte ancestrali. Il loro significato chiaroscuro sembrerebbero dei geroglifici, ma la loro storia antica è sicuramente denotata dalle concrezioni che si sono formate sopra. Anche questo segno primitivo, non si capisce bene che cosa si voglia simboleggiare con questo segno. Sai che le grotte sono gli ambienti più frequentati dai drogati? Perché Come mai? si fanno le cannule. Andiamo. Sembra più complicato qua riuscire a passare in questa grotta veramente pericolosa. Mamma. Veramente rischioso. Oddio, complicato. Oddio, qua c'è una voragine, un precipizio di migliaia, migliaia, migliaia di centimetri. Veramente pericoloso. Dove siamo arrivati? Guardatevi attorno. Un ambiente sconosciuto, mai calcato dall'uomo. Guardate quante concrezioni, quante stalattiti. Guardate, oddio, non è che ce ne siano proprio E adesso un po' di reclam. Sapevi che il film erotico più famoso di Francia è stato girato in grotta?
come mai? Si prestava bene. Ultimo fango a Parigi. Ciao. Ci fosse McZorvin con me ad aiutarmi in queste situazioni così è arrivato McZorvin. Oh, McZorvin, finalmente ci sei tu, aiutami, qualcuno mi tiene, chi è che mi tiene giù? Vieni, dolce donzella. La corda del mio zaino che si è incastrata, probabile. Oh, McZorvin, luce dei miei occhi, per fortuna ci sei tu. È un'altra sfida vinta da McZorvin. Siamo fermati qui perché ci siamo imbattuti in due esemplari di animali rarissimi, autoctoni delle grotte. Sono i geotritoni. Appartengono alla famiglia dei rettili, ma vivono esclusivamente all'interno delle grotte, affacciandosi solo raramente nella superficie. Per fortuna è qui con noi McZorvin, noto conoscitore della fauna della grotta, Ipogea. Beh, quello che ti posso dire, Fiammetta, è che esiste, da poco è stata trovata una nuova specie di geotritone, specie molto pericolosa, infatti non si può nemmeno toccare. Sì? Sì. Come si chiama? Geotritolo. È spettacolare questa canula, guardate. Guardate come si sviluppa in altezza, sicuramente si è spezzata a metà ed è rimasto questo pezzone impressionantemente dritto. È sempre più pericolosa. Adesso dobbiamo cercare di calarci con questo questa sicurezza, questo pericolosissimo. Oh, mamma mia, siamo riusciti. Oddio. Ah. Perché non sono andata a fare sciopero con tutte le mie vite? Abbiamo avuto Napoleone, porca miseria! Ah, il tacco! Ecco, finalmente, dopo 36 ore di permanenza in grotta, raggiungiamo l'uscita. Ragazzi, è stata veramente un'esperienza veramente difficile, mi ha provato tantissimo, ma è veramente bella. Questa grotta, Sos Yokos, è una grotta labirintica, pericolosa, difficile, ma anche questa volta io e McZorvin ce l'abbiamo fatta. Grazie McZorvin. Andiamo Fiammetta, andiamo verso l'est. Siamo stati molto fortunati a trovare l'uscita. Puoi vedere anche tu, Fiammetta, ormai siamo all'esterno. Che natura Fiammetta, selvaggia! Fiammetta, che succede? La fortuna non ci ha abbandonato. Oh! Cosa delle sono? Delle chiavi di una stupenda macchina. Oh, sicuramente. Mamma. Probabilmente riusciamo a trovare la civiltà. Andiamo. Torniamo alla civiltà.